A me tocca davvero velocemente solo ringraziare tutti per essere presenti, così numerosi, gli amici dell'associazione e gli amici parlamentari, il signore, tutti gli amici che davvero siete venuti qui. Perché abbiamo voluto presentare questo piccolo ma bellissimo, davvero interessante volumetto che padre Leonardo ha curato e che peraltro devo ringraziare davvero padre Leonardo perché portarlo fuori dagli uffici è un evento raro e quindi grazie davvero di cuore per essere qui e averci dato questa opportunità. Devo farlo perché Don Gnocchi a molti di noi è una figura cara, molto cara. Abbiamo cominciato a conoscerlo frequentando il presidente Andreotti. Il presidente Andreotti parlava di Don Gnocchi da sempre come di un grande santo e ci diceva sempre anche nel lavoro che alcuni di noi hanno intrapreso nella vita con la cooperativa Auxilium di prenderlo come riferimento e modello. Lui diceva sempre che Don Gnocchi nell'immediato dopoguerra ha aiutato lo Stato, ha salvato per alcuni versi lo Stato italiano perché lo Stato non aveva la forza in quel momento di occuparsi dei mutui dativi. Don Gnocchi si fece carico di questa urgenza, di questa necessità e l'ha risolta con quella carità straordinaria cristiana che oggi ce lo presenta a distanza di tanti anni come davvero un grande punto di riferimento, un santo straordinario. Paolo VI ovviamente non ha bisogno di commenti, anche lui c'è particolarmente caro per quanto era caro al presidente Andreotti, è stato per Andreotti un maestro e mi piace ricordare, non è la prima volta che qui presentiamo un libro su Don Gnocchi, l'abbiamo fatto due anni fa con Monsignor Bazzari e Monsignor Bazzari disse una frase che all'epoca mi colpì: Don Gnocchi non sarebbe stato Don Gnocchi senza Andreotti Montini. La frase mi colpì molto perché a volte ecco, i santi hanno bisogno poi di amici, di persone che fanno camminare con le loro idee. Quindi grazie a Monsignor Bazzari per essere qui, grazie al presidente Don Vincenzo Barbano, presidente della Don Gnocchi, grazie di cuore per essere venuto da Milano e grazie a Sua Eminenza il Cardinal Becciu per aver accettato l'invito. Perché il Cardinal Becciu? Il Cardinal Becciu da pochi mesi è il prefetto per la Congregazione dei Santi e quindi credo abbia anche in mano la pratica Don Gnocchi, quindi grazie di cuore per essere qui con noi. Dottor Letta, a lei come sempre un ringraziamento particolare per la vicinanza che sempre ci manifesta, grazie di cuore per essere qui, un grande amico il dottor Letta della Fondazione Don Gnocchi, grazie davvero, peraltro per alcuni di noi che sono impegnati nell'Associazione Generale delle Cooperative Italiane, oggi è stata una giornata particolare perché abbiamo appena finito un incontro con il presidente Enrico Letta che ha partecipato al Consiglio Generale e ha tenuto una bellissima, straordinaria lezione magistralis al Consiglio Generale dell'Associazione Generale delle Cooperative Italiane e conclude la serata con lei. È davvero una cosa bella, è una cosa che dà peraltro speranza perché finché in Italia ci sono uomini impegnati in qualche modo anche nelle istituzioni, nella politica come il dottor Gianni Letta e il presidente Enrico Letta, vuol dire che c'è speranza. Grazie dottor Letta e grazie a Paolo Lodari al quale passo la parola, vaticanista di Repubblica, grazie per aver accettato l'invito e grazie per l'incontro.